I ragazzi della Via Pal. Il Grund, nel linguaggio corrente dei tempi in cui si svolge la nostra storia, per i cittadini della capitale ungherese questa parola di origine tedesca aveva il significato di un appezzamento di terreno destinato a costruzione. Per i nostri piccoli protagonisti però significava molto di più. I ragazzi che crescono sani e robusti nelle campagne e vivono praticamente in seno alla natura, fra l'immensità delle pianure della volta del cielo, ragazzi cui occhi sono abituati a spaziare su vasti orizzonti e a percorrere distanze illimitate perché la visibilità non è ridotta a zero dai muri di alti fabbricati, quei beati ragazzi non possono avere idea di cosa significhi per i loro coetanei di una grande città un palmo di terra libera. Per un ragazzo di Budapest, specie perché vive in qualche suo quartiere sovrappopolato, questi piccoli spiazzi abbondanti rappresentano la grande pianura ungherese con la sua aria pura e con il suo terso cielo azzurro, con le sue enormi distese di campi, con tutto quanto, insomma, essa riunisce in sé, anzitutto il senso inebriante dell'infinito e della libertà. E pensare che l'ispiratore di tanta felicità e di tanta fantasia è un minuscolo riquadro di terreno delimitato da muri grigi, di mastodontiche case e da uno steccato fatiscente dal lato che dà sulla strada. Invano cerchereste oggi il Grund di Via Pal. Al suo posto si erge una brutta, triste casa di 4 piani, piena zeppa di inquilini, dei quali nemmeno uno sa che cosa abbia significato quel pezzetto di terra per un gruppo di poveri scolaretti di Budapest. Comunque, ai tempi in cui la nostra storia si svolge, il Grund era ancora tra le aree edificabili risparmiate dal compimento del loro inevitabile destino. Dalla parte della via, appunto dalla via Pal, esso era chiuso da una staccionata a destra e a sinistra, lo recintavano 2 casermoni alti, mentre il quarto lato, quello interno, ebbene, al quadrilatero mancava un lato, dato che il campo da quella parte si dissolveva in un altro campo molto più vasto. Questo fatto singolare costituiva il fascino principale del Grund di Via Pal e lo rendeva unico e impareggiabile fra tutti i grandi della città. Quell'altro appezzamento di terreno attiguo era affittato a una segheria a vapore. Vi si ergevano un po' dappertutto enormi cubi regolari di legname, cataste di grossi tronchi, l'una così vicina all'altra, che fra di esse si trasformarono corridoi angusti, una 60ina di viuzze vere e proprie, le quali si intrecciavano e si snodavano capricciosamente fra i 3 blocchi di legna. Non era facile orientarsi in questo labirinto, ma chi ci riusciva alla fine sbucava in un piccolo spiaggio e si trovava di fronte a un capannone, la segheria propriamente detta. Questa casupola, alquanto misteriosa per i non addetti ai lavori, era di solita costruzione, ma di brutto aspetto. Solo d'estate appariva meno sgradevole grazie alle foglie della vite selvatica che la coprivano fittamente. Ma anche da quella giungla verde si ergeva a sinistro il tozzo fumaiolo nero che a intervalli irregolari sbuffava fuori nuvolette bianche di vapore. Guardando da lontano avreste potuto credere che nascosta da qualche parte fra le cataste una locomotiva si sforzasse di mettersi in moto senza riuscirci mai. Di solito vicino al capannone sostavano parecchi grandi e pesanti carri tirati da cavalli. Ogni tanto uno dei carri si portava sotto la tettoia del capannone, dal quale attraverso una finestrina si sporgeva una grondaia di legno. A un tratto, fra scricchiolii, strepiti e tonfi, la finestrina cominciava a vomitare ciocchi di legno che, aiutati dalla pendenza della grondaia, venivano giù come una cascata e, in un batter d'occhio, riempivano anche il carro più capace. Quando questo era pieno, il carrettiere gridava «Alt!» e in quel momento il fumaiolo smetteva di sbuffare nel capannone e si faceva un grande silenzio. Allora il carrettiere saliva sulla cassetta, schioccava la lingua e i cavalli partivano con il carico di legna. Il suo posto veniva occupato ben presto da un altro carro vuoto. Il fumaiolo nero riprendeva a sbuffare e i ciocchi ricominciavano a venir giù a cascate. E così succedeva da anni tutti i giorni. Per sostituire la legna tagliata minuta nel capannone, altri carri portavano nuovi tronchi, così che i grossi cubi delle cataste non diminuivano mai nel cortile e non cessava mai il sibilo della sega a vapore. Davanti a un lato della casupola languivano alcuni gelsi striminziti, a uno di questi si appoggiava un capanno di legno. Qui abitava il guardiano notturno, uno slovacco, che all'ora di chiusura in poi sorvegliava il legname perché non prendesse fuoco e qualcuno non lo rubasse.
Si poteva desiderare un posto più delizioso per giocare? Certamente no, almeno i ragazzi di Via Pal non potevano neanche immaginare che potesse esisterne uno più ideale per realizzare le loro fantasie. Il terreno piano e liscio attiguo alla via fungeva da prateria nelle guerre contro i Pellerossa, mentre il fondo con la segheria e il deposito di legnami poteva diventare tutto il resto del mondo, città, foreste vergini, le montagne rocciose, a seconda della necessità del momento. E non dovete credere che questo piccolo mondo incantato non fosse accuratamente protetto contro ipotetici attacchi nemici. A tal fine, su alcune delle cataste più massicce venivano costruite fortezze inespugnabili, provviste di bastioni, torretti, parapette. Spettava a Boca di stabilire i punti strategicamente importanti e dirigere le operazioni di fortificazione. Ma eseguire il lavoro manuale, costruire materialmente le opere di difesa, toccava Nemexek, al quale ogni tanto dava una mano il robusto Xonacos. Mentre questi però si prodigava solo perché gli piaceva il lavoro fisico, il biondino compiva un preciso dovere. Ma perché proprio Nemexek? La spiegazione è ovvia. Di fortezze ce n'erano 5 o 6 e ciascuna era comandata da un capitano, al quale erano sottoposti tenenti e sottotenenti. Questi ultimi però non avevano sottoposti. In questo strano esercito, che era composto di soli ufficiali, sciaguratamente mancavano i soldati semplici, salvo uno. In tutto il campo, capitani, tenenti, sottotenenti comandavano a un unico soldato. A lui toccava solo di fare le esercitazioni, di eseguire i lavori umili, a lui solo era riservata la consegna agli arresti in fortezza quando commetteva qualche infrazione alla disciplina. Forse non c'è neppure bisogno di dire che questo unico soldato semplice era il piccolo biondo Nemexek. I capitani, i tenenti e i sottotenenti, quando si incontravano, e questo succedeva ogni piè sospinto nel corso di un pomeriggio, non mancavano mai di salutarsi l'un l'altro. La nonchalance neghittosa con cui portavano la mano al berretto e pronunciavano un ciao distratto, più di altra cosa dava loro l'illusione di essere veri ufficiali. Soltanto il povero Nemexek, unico soldato semplice, doveva continuamente mettersi sull'attenti ed eseguire rigidamente il saluto militare ai suoi superiori, cioè a tutti, i quali non gli risparmiavano osservazioni e rimproveri. Tienti dritto, accosta i tacchi, fuori il petto, la pancia in dentro, attenti! E Nemexek obbediva felice a tutti. Era uno di quei pochi ragazzi che trovavano piacere nell'obbedienza, quindi l'eccezione che conferma la regola, ugualmente valida sia nella società dei piccoli sia in quella dei grandi, è meglio comandare. Stando così le cose, si capisce perfettamente perché sul campo di Via Pal tutti erano ufficiali e soltanto Nemez è soldato semplice. Quel pomeriggio alle 2:30 non c'era ancora nessuno sul Grund. Come al solito, davanti al suo casotto, sdraiato su una coperta da cavalli stesa a terra, dormiva beatamente lo slovacco. Costui era costretto a dormire sempre di giorno, dovendo di notte sorvegliare il deposito, cosa che egli faceva girando fra le cataste o rintanandosi in mezzo in una delle fortezze a guardare la luna. La sega a vapore era in piena attività e dal piccolo fumaiolo nero uscivano a intervalli regolari le nuvole bianche. Alcuni minuti dopo si sentì scricchiolare la porticina della staccionata di Via Pal. Entrò Nemexek. Per prima cosa si guardò attorno e, poiché non si era visto ancora nessuno, dalla tasca tirò fuori una grossa fetta di pane e si mise a mangiarla cominciando dalla crosta. Ma prima di abbandonarsi completamente a questo piacere, aveva avuto premura di chiudere accuratamente la porta, perché uno dei commi più importanti del regolamento del Grun stabiliva che chi entrava aveva il dovere di chiudere per bene la porta dietro di sé. Chi trasgrediva quest'obbligo era passibile persino di arresto in fortezza. La disciplina militare, prima di tutto.